Siamo sul punteggio di 2-2 qua ragazzi a San Siro, Inter 2, Bologna 2, un Inter che va addirittura con il doppio vantaggio, vince 2-0 e poi clamorosamente si fa fare il 2-2. Non è ancora finita, mancano 3 minuti più recupero, vediamo questi ultimi minuti finali ragazzi se succederà qualcosa. L'Inter ovviamente adesso sta spingendo per cercare il gol della vittoria. Ovviamente i cambi, secondo me, hanno portato un po' l'aria fresca a quest'Inter, perché dopo i due gol, ragazzi, l'Inter si è completamente spenta. Si è completamente spenta. Parte in realtà prima forte il Bologna, perché la prima vera occasione importante del Bologna con quel tiro di Ferguson, dove praticamente la palla fa proprio un liscio al palo e lì era Sommer. Cioè, praticamente non si è neanche buttato, quindi ha potuto solamente spingerla fuori con lo sguardo. Poi, però, arriva il gol dell'Inter con questo calcio d'angolo. Che ottima palla sul primo palo da parte di Çalhanoğlu, bravissimo comunque anche Acerbi a staccarsi dalla marcatura e da quella posizione lì, sempre sul primo palo, spizzarla di testa e mandarla in porta. Da come era messo, Acerbi non è facile comunque indirizzare la palla in quella maniera in porta. Cioè, comunque ha fatto un gol difficile, Acerbi. Ha fatto veramente un gol difficile e quindi si fanno i complimenti. Poi, dopo l'1-0, ragazzi, arriva subito il 2-0. E io lì pensavo che il Bologna psicologicamente, ragazzi, fosse già a terra, perché l'azione del secondo gol dell'Inter, Çalhanoğlu recupera palla da Thuram, Thuram sponda per Lautaro, Lautaro se la controlla e poi ragazzi da fuori aria, salta di 25-30 metri, non so neanche io quanto, collo esterno, la palla non gira, va dritta e va lì nell'angolino dove Skorupski non ci può arrivare, ragazzi. Lautaro Martinez, altro gol importante, 10 gol in 8 partite. Quest'anno veramente è un mostro, ragazzi. È un mostro Lautaro Martinez. Poi fa un'ingenuità che da un attaccante ti puoi anche aspettare, perché da calcio d'angolo il Bologna vuole fare uno schema, perché vuole fare uno schema, ragazzi. E Lautaro Martinez cosa fa? Prende, blocca Ferguson che stava facendo il taglio per questo schema, lo butta giù per terra, l'arbitro va al VAR, viene richiamato e calcio di rigore, ed è calcio di rigore netto, anche perché Lautaro si disinteressa completamente del pallone, butta giù Ferguson, regala rigore al Bologna, c'è cioè va Orsolini, Orsolini che battezza un angolo e lo tira perfettamente di rigore, perché Sommer la tocca, forse anche la palla comunque la intuisce, ma il rigore di Orsolini è perfetto. E il Bologna accorcia sull'1-2. Poi ha avuto anche un'altra occasione, sempre su un calcio di punizione di Orsolini che batte bene sul secondo palo. E sempre Ferguson con una parte del corpo, tranne che il braccio, forse era il bacino. Prende sta palla e comunque va comunque in porta questo pallone. E Sommer è costretto alla parata. E ragazzi, poi comunque sì, l'Inter ha avuto qualche occasioncina, ha avuto il tiro di Marco in controbalzo, dove poi Skorupski fa la parata, un tiro cross che poi diventa un tiro perché poi Skorupski la deve mandare in calcio d'angolo. Qualcosina l'Inter ha fatto, però ecco, diciamo che il Bologna non è stata a vedere. Nel secondo tempo cala l'Inter, nel secondo tempo cala l'Inter pesantemente, e infatti nei primi 15 minuti secondo me solo Bologna, tra l'altro il gol del Bologna bellissimo ragazzi, Ferguson che fa questa apertura per Zirkzee, lì la difesa poi dell'Inter va rivista, perché ragazzi parliamoci chiaro, Zirkzee controlla questo pallone perché lo controlla, lo fa suo, Pavard è un altro giocatore dell'Inter, forse Acerbi fanno lo stesso movimento, non va nessuno a chiudere su Zirkzee, che lui al tempo di girarsi poteva anche smistarla sulla sinistra, vedendo che comunque lui ha spazio, si sposta il pallone sul destro e comunque va a tirare, a chiudere sul primo palo, Sommer rimane anche spiazzato e Zirkzee ragazzi fa il gol del 2-2. Tra l'altro, poi esce per infortunio al polpaccio. E Bologna, comunque, ragazzi, è una grandissima squadra in emergenza anche in fase difensiva. Sta giocando praticamente i terzini a posto dei centrali e sta comunque tenendo botta un Inter che mancano ancora 3 minuti e mezzo. Però, ragazzi, il Bologna con tutte le assenze che ha fatto la sua onestissima partita a San Siro. Poi arrivano i cambi, entra Carlos Augusto, Cuadrado, e porta un po' di freschezza questa Inter, soprattutto Carlos Augusto, ragazzi. Carlos Augusto è quello che è entrato meglio, secondo me, di tutti i cambi, perché ha dato quello sprint in più su quella fascia sinistra.
Tra l'altro il cross del gol annullato all'Inter è il suo, di Alexis Sanchez, giustamente annullato perché comunque Alexis Sanchez era in posizioni irregolari di fuorigioco. Poi c'è stato comunque un altro cross di Calhanoglu su sempre Acerbi, che lì su quel primo palo, ragazzi, è veramente pericoloso, ma Acerbi non inquadra la porta. Un altro cross su una sporcatura di Lautaro Martinez che impatta il pallone e quella palla lì andava anche in porta. C'è una deviazione di Ferguson che però beh, il guardalinee non vede, infatti poi non viene dato angolo all'Inter, non viene dato rimessa dal fondo, ma anche lì Lautaro in quella circostanza è stato molto pericoloso. E poco fa, ragazzi, c'è stata anche l'azione di Cuadrado che non sapeva cosa fare, a un certo punto si mette a tirare, la palla poi va verso Carlos Augusto che col collo pieno, quasi spaccata, si è immolato su questo pallone, tiro che la prende anche bene, la palla ma è centrale e Scorruzzi comunque riesce a mandarla via. Però ripeto, Carlos Augusto appunto è stato, si può dire ragazzi, il migliore di quelli che è entrato, di quelli che sono entrati. È entrato anche Frattesi che però per il momento non ha dato quella spinta in più che ha chiesto quella spinta in più che chiedeva Lautaro, sì, Inzaghi a Frattesi ancora non l'ha data. È andato anche Aslani, ragazzi, ma per il momento siamo sempre sul 2-2. L'Inter, non lo so, io forse non dico che avrei fatto più turnover, perché contro questo Bologna qua, ragazzi, non va sottovalutato. Ma mettere 11 persone che hanno giocato già contro il Benfica, a un certo punto poi le energie scendono, no? Perché se tu comunque hai giocato praticamente già qualche giorno prima ti possono durare un tempo, infatti il primo tempo dell'Inter è stato un primo tempo abbastanza discreto, dove vai avanti sul 2-0, poi vabbè lì è Lautaro Martinez che è ingenuo, perché è ingenuo a fare quel fallo, però ecco, poi nel secondo tempo vedi un'Inter stanca che è calata e Inzaghi sì, al 55esimo ha fatto i cambi, quindi da quel punto di vista lì bravo, però ecco, forse avrei fatto già dei cambi io sul, diciamo sul... Proprio a fine secondo tempo, qua c'è l'Inter in avanti, ma Skorupski esce, la fa sua, ragazzi. E manca esattamente un minuto, potrebbe finire qua. Ed è clamoroso perché l'Inter si ferma per due volte consecutive, comunque in casa. La prima volta la perde, e questa volta qua la pareggia, probabilmente. Poi vedremo un attimo. Tra l'altro, con due squadre emiliane, a quanto pare l'Inter soffre le squadre emiliane perché col Sassuolo ci ha perso. Con il Bologna ci sta pareggiando, mancano 30 secondi, ragazzi, stiamo a vedere se ci sarà questo gol finale. Io da quest'Inter mi aspetto di tutto, però ecco, diciamo che il Bologna è una squadra difficile per tutti. Io mi sono lamentato del pareggio con il Bologna a Torino, dove tra l'altro ci hanno anche graziati perché c'è un rigore netto per il Bologna su quel fallo di Ilin Junior, però il Bologna è una squadra che può mettere in difficoltà tutti quanti, in difficoltà tutti quanti. E occhio perché ovviamente sì, se l'Inter poi non riuscisse a vincere, poi stasera tocca a noi ai 18 intanto, che è fondamentale che noi proviamo a vincere anche se siamo senza punte. Ma poi c'è anche il Milan stasera che potrebbe paradossalmente essere prima in classifica, potrebbe. Qua il tempo è finito, l'arbitro lascia ancora continuare, attenzione perché c'è un contropiede quasi del Bologna, cioè attenzione perché qua l'Inter ha anche quasi rischiato, sta rischiando perché è strasbilanciata. Occhio, l'arbitro non fischia ancora anche se il tempo è finito. Attenzione, taglio, palla dentro e Sommer ci mette il piede. Che rischio qua dell'Inter. È ancora Bologna che attacca. Guida non fischia ancora, ragazzi. Guida non fischia ancora. Lascia giocare. Allora, ragazzi, stiamo a vedere quest'ultima azione. Intanto, comunque, io direi che il video può finire qua. Quindi, se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Mi raccomando, commentate questi commenti. Fate sapere un po' voi cosa ne pensate, appunto, di questa partita 4 Inter e Bologna. Dimmi la vostra questione nei commenti. E soprattutto, ragazzi, anche se vi fa piacere, l'iscrizione al canale che è fondamentale, non costa nulla. E per me è tutto il vostro supporto. Basta che fate clic su iscriviti e siete iscritti. Se lo fate, vi ringrazio di cuore. Condividete anche il video con i vostri amici o anche loro e attivate la campanella notifiche così non perdete i prossimi video che usciranno. In descrizione avete anche il link del Barry Fusi Channel e anche il link dei miei profili social, ragazzi. Quindi se volete andarmi a vedere anche, volete andarmi a seguire anche negli altri miei profili social, siete benvenuti, ragazzi, siete benvenuti. Ed è finita in questo momento, ragazzi, è finita Inter 2 Bologna 2, secondo stop dell'Inter per quanto riguarda in casa con un'altra, ragazzi, squadra emiliana, quindi ragazzi, sta sempre lì Bologna Sassuolo, quindi è così, bella.